Le immagini potrebbero parlare da sole, senza bisogno di alcun commento, ma un'iniziativa così lodevole, di gran successo, partita da semplici cittadini che amano la propria città, lo merita. È stato un mercoledì festoso, quello di ieri in Città Vecchia, che ha ospitato per la quarta volta la manifestazione L'Isola che Vogliamo, una calda serata d'agosto che ha richiamato tantissima gente per strada, anzi per i vicoli, alla scoperta delle sue peculiarità. Ma quello che si sta delineando con l'iniziativa è soprattutto che i tarantini stessi si stanno riappropriando di una zona che fino al mese scorso era solo di passaggio, casuale. Sta sviluppando un forte senso di appartenenza, l'orgoglio di essere cittadini di questa città che ultimamente si era accasciata fra problemi ambientali, occupazionali ed economici. L'isola è una reazione a questo atteggiamento negativo, studiata da parte di chi non ci sta e che risponde creando aggregazione. In giro per l'isola ieri sera anche il sindaco Ezio Stefano e l'assessore al risanamento Davide Nistri. La cosa bella è che è stata organizzata dai tarantini, dalle istituzioni e dai tarantini, dalle associazioni, e il successo è evidente. La cosa più entusiasmante è vedere il volto sereno e felice dei cittadini di Taranto. Cercheremo anche di andare oltre il 31 agosto e certamente negli anni che verranno questa città oramai si è impadronita di queste belle manifestazioni, e quando è la gente che chiede questo, certamente diventa tradizione, diventa una costanza. Io credo che la città si sia riappropriata della propria storia, cioè dell'isola. Oggi la gente è felice e contenta di camminare, di passeggiare e di riappropriarsi di una terra che magari, ecco, la sentiva lontana. Quindi noi continueremo già sin da ottobre dalla riapertura della caserma Rossarollo, con 1200 studenti che affolleranno la Città Vecchia, e continueremo così fino alla fine del nostro mandato e speriamo anche dopo. Presi d'assalto i punti di ristoro, così come i mercatini e i luoghi in cui erano stati allestiti gli spettacoli. Grande successo per Franco Cosa e i musicisti che all'Arco San Giovanni hanno suonato per quasi 3 ore. E mercoledì prossimo, 24 agosto, sarà ancora Isola che Vogliamo.